cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Per tua disgrazia mi sta forse tornando un po' di voce. Oh, bene, mi fa piacere. Appena ti torna, per favore, stai zitta. Allora, eccoci qui in questa nuova puntata del Love Pack. Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti voi che siete tantissimi. Nello scorso video del Love Pack abbiamo ricevuto oltre 1000 commenti, di cui moltissimi sono delle scommesse che avete fatto su chi vincerà la sfida tra me e Kiria nella sfida tecnologia rappresentata da me e Magina, rappresentata da Kimia. Allora, quindi siamo la battaglia non sarà ancora pronta, perché dobbiamo ancora sistemare un pochino di cose, dobbiamo ancora decidere alcune cose. Allora, una delle cose che bisogna decidere è come gestirla, ovvero con quali armi usarla, perché una delle cose che, come ben saprete voi, questa cosa che io uso come braccio bionico non è male, ma il problema è che è molto molto lenta ad arrivare a destinazione, quindi c'è questo piccolo problema qua. Bisogna vedere se riesce ad arrivare prima che l'altro cosa si sposti. Male? Ma cosa mi guardi male? Cosa stai facendo? Che cosa? Vedete? C'è questo rischio, quindi alcuni di voi mi hanno consigliato nei commenti di utilizzare non questo attacco, ma un attacco potenziato, che è la, diciamo, mi sembra che non si sbaglio, si chiama Railgun. La Railgun è sempre un potenziamento del braccio meccanico che al momento non ho a disposizione, perché questa versione che ho nell'opac attuale che abbiamo usato non è quella aggiornata che avete voi. Non mi ci vuole nulla da aggiornare. Quindi a sto punto diteci voi: volete che io installi la versione aggiornata, così che invece di utilizzare questa, che per quanto è carina forse è troppo lenta ad arrivare a destinazione, e quindi questo farebbe in modo che Kiria sia avvantaggiata, perché come vedete, guardate quando ci mette ad arrivare, lei invece appena mi avvicina potrebbe attaccarmi e farmi male. E quindi cioè, cosa stai facendo? Ah, non stai piantando birce, meno male. No. E quindi fateci sapere, perché non vorremmo che fosse un pochino sbilanciato. Nel caso... Perché stai distruggendo alberi? Sto distruggendo le birre. Sì! Perché? Così ho deciso di raccoglierne un po'. No, distruggere per sempre però. È perché non mi stanno dando sapling, appena me li dà, ecco. Guarda che poi ci rimetto il braccio bionico potenziato. Perché ce lo rimetti? Ce lo rimetti nel senso che ce lo vuoi sprecare contro? Vedete, è troppo lento, quindi fateci sapere. Non lo sapevo di questa cosa della Railgun, perché come ripeto abbiamo una versione arretrata, diciamo non aggiornata, cose, e quindi se volete userò. Se no, l'unica alternativa, più che altro magari fare colpi piccini e sperare di beccare ogni tanto, però al massimo io dovrei avere un'armatura più potente, quindi dovrei basare di più sulla difesa, perché lei avrebbe sicuramente un attacco più forte. Quindi fateci sapere. Altrimenti, se anch'io mi metto la Railgun, a quel punto facciamo una battaglia solamente magari col jetpack. Io jetpack, lei jetpack, e solo lei, non so, quella di fulmini, e io il braccio bionico con la Railgun. Fateci sapere quindi cosa ne pensate. Allora, e grazie a chiunque me l'abbia detto, più di uno credo. Cattivi, quindi grazie a tutti. Siete tutti dei cattivi. Se no non lo sapevo. Appunto. Allora, una delle cose tra l'altro che ho scoperto mentre sono andato avanti. Ah sì, tu non puoi piantare birce. Lo so. Dimmi cosa stai facendo. Niente, sto raccogliendo legno di birce. Stai solo raccogliendolo? Sì, cos'altro sto facendo secondo te? Non è che stai piantando, che schifo. No, lascia le... Via, via che fa schifo. No, via, dammele. Via. No, dammele subito. Via che fa schifo, via che schifo. Dai, ma l'ho fatto. Ok, meglio. Che cattiveria. No. Che cattiveria infame, adesso la paghi. Perché? Ti ho distrutto un po' di beach schifosi. Metti a posto. Guarda che poi do fuoco a tutto. Questa me la paghi. Ah, ne ho visto un'altra, aspetta. Ma è pieno, stai riempendo. Lasciale lì. Di schifo, che schifo. Lasciale lì. Perché? Aia, aia. Oh. Lasciale lì. Ti ho detto di lasciarle lì. Guarda che la sfida è ancora presto per farla. Ti ho detto di lasciarle dove sono. Non ho neanche l'armatura perché l'ho messa. Ah, aspetta. Sta ferma. Guarda che potevo ucciderti se volevo. Quindi lasciami stare e ridammi le mie birce. No. Ridammele.
Perché non si può beccare? Non ci vuole la railgun, ci vuole Dammi per le mie forza! bitch. Non ti beccherò mai se no! Dammi quelle. Cosa ci vuoi fare con le tue bitch schifose? Dammele. Dimmi cosa ci vuoi fare! Dammele. Ok, railgun ho deciso io per voi, va bene. Dimmi cosa ci vuoi fare! Dammele, se no la mia punizione sarà terribile. Io le tolgo! Ok. E mi vado a vendicare. Cosa vuol dire Mi vendicare? vado a vendicare. Cosa vuol dire vendicare? Quello che ho detto. Smettila. Smettila. Vai via, vai via! Smettila. Mi dici cosa vuoi fare? No. Dimmi cosa vuoi fare! La mia vendetta sarà terribile. Ah. Così impara a distruggermi le birce. La smetti, vai via di qua, vai via che non ti sopporto, vai via! Questa Ah. la vai. Ah. Mi spieghi cosa vuoi fare? Questa me la Vai pagherai. via Me di la qua! paghi. Via! Me la paghi. Non mi rovinare! Che schifo! Che sto schifo! Ma vai via, via! Che? Risistemamela subito! Io odio la magia, che sto schifo! Va via! Via! Risistemamela subito! No. Subito! No. Sta così. Sistemala! No, Subito! non Subito! Non ti ci penso sopporto. neanche. Vabbè, comunque, ok, ho deciso per la railgun, poi metterò potenziata al massimo. Oh, l'ho letto anch'io. Vedi per colpa tua cosa succede? Si spawnano qualcosa di folle. Tu! Vabbè, comunque, ah, senti un po', ma avevi fatto quello che ti avevo chiesto, l'ologramma? Ah, che è quel fungo Che teccaleca? fungo le caleca? Teccaleca colorata, sì. L'ologramma, sì, questo. Grazie. Niente. Che schifo che sono le birre. Sono orripilante. Allora, vediamo un'occhiata. Poi me lo sistemi, Sicuro? Vado a capito? sistemartelo subito. Torna qui! Cosa vuol dire non sistemartelo subito? Non è la risposta che mi aspetto da te! Vai subito via dalla mia industria! Lacco, vai via! Vattene subito! Vai via di qua, dico, vai via! Smettila! No, 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 io ragiono. Questa volta modulo a pausa di giornata e railgun, sicuro! Smettila subito, vai via, vai via. Non mi provocare perché io c'ho la versione potente della Una bacchetta. missione C'ho quella a potente. livello 30, non mi provocare. Colpivo il. Guarda quante bitch schifose che ci sono qua. Neanche il creeper riesco a colpire più. E muori! Ho vinto, almeno. Sei un disastro, via tutto sto schifo. Va bene, comunque io aspetto che tu risistemi questo schifo, se no ti vengo a Sì, cercare. certo che lo Guarda che c'è quella sistemo. bitch gigante, la brucio. Guarda che c'è il nether E dentro. vabbè, brucio tutto, brucio anche il nether, do alle fiamme il nether. Comunque, è tutto questo per fare. Ora, potresti stare un attimo buona così posso fare a vedere altre cose senza che. Certo. Certo che sto buona. La smetti? Che Vai via di qua. c'è? Che male c'è se sto C'è anche uno qua? spider jockey. Guarda qua quanta roba che mi stai rovinando. Via. Lasciale. Via che mi rovini la foresta. Via. Lasciale lì. Se Ah. no non te la aggiusto più la tua cosa. Aggiusta subito. Certo, come no? Aggiustala. La. La pianti. Quando sarà ridotta tutta a birce, forse te la aggiusterò. Che Guarda che ti distruggo. cosa mi distruggi? Aspetta il prossimo episodio, aspetta il prossimo episodio, poi vedi. Se poi ti faccio vedere la mia bacchetta potenziata, Se, quella del fungo. si va, sì, guarda che la sfida è perché sei proprio antipatica, non tanto per altro. Ok, comunque aspettando un buon momento per mangiarti, andiamo oltre, facciamo vedere quello che mi hai passato prima. La smetti? Di cosa? Di fare cosa, scusa? Di rovinarmi la mia industria. Che ti sta rovinando niente? Allora, quello che lo mostravi, questo oggettino qua serve per colorare Le questo, pecore. il power tool, serve per colorarlo. Allora, vediamo un'occhiata. Vedete, ora lo posso colorare e lo metto così. Allora, installa e ora posso scegliere io il colore che voglio. Vedete, ora è sempre più blu. Guardate Che com'è blu. schifo! Forse è fin troppo blu, c'è un po' di un misto, green, red, così. Mi piace!
Com'è? Ok, quindi potete colorare come volete con il tipico RGB, scegliete voi la tonalità che vi piace. Un'altra cosa che volevo farvi notare è quella che adesso ho scoperto per caso, mentre cercavo di fare una piccola novità che vi voglio mostrare, che mettendo un blocco, magari anche gli altri, ho provato soltanto con i brick della Xcraft, che di base non è nell'opac, noi ce l'abbiamo. Guardate, se voi create dei blocchi, questi blocchi diventeranno trasparenti. Sono che assurdi, carini. Vedete? E no, cioè, è come se gli mancasse la texture e diventassero trasparenti. Giusto per mostrarvi un secondo qualcosa di questo, vabbè, stortissimo, quindi giusto per farlo simmetrico anche nello storto. Ok, una roba leggera. Simmetrico nello storto. Guardate un po' che roba. Cosa stai facendo? Niente, questa cosa è la mia zona. Cosa stai facendo? È la mia zona. Guarda come ormai ho il braccio blu e sono più forte di tutti. Ok, è via. È la mia zona. Vai via. Via. Lasciamele lì. Che devono schifo stare che lì. Che schifo che fanno. Cosa hai fatto qui? Hai messo anche la porta bloccata. Ma sei un disastro. Sì, esatto, così mi posso chiudere dentro e tu no. Neanche le tue pallette azzurre. Ah, vabbè, ci sono le finestre. Hai ragione, ma devo metterci anche i vetri. Sì. Hai ragione, aspetta, ci penso. Vado subito a farli. Non è che non posso distruggere i blocchi, sappilo, eh. Vai, te vai, 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 lavora, vai, 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 vai. Ma atti di guerra risponderò con atti di guerra se non te ne vai alla svelta. Avevo appena riparato l'armatura. Si impari. Sei un disastro. 2 12 2000. Ok. Ok. Guarda com'è bella la tua industria. La riparamela subito, se no è l'ultima volta che ti apro la run. Sappilo, sappilo. Ok. Allora, quindi vi ho mostrato anche questo. Scusate i disguidi, poi la strozzo in privato. Ma solo un pochino, tranquilli. Comunque, ve la ridò sana e salva se la smette, se no no. Se no meno, più salva ma sana un po', giusto. Allora. Senti, ho già abbastanza sotto antibiotici di mio. Ecco, appunto. Allora, vediamo un pochino. Ora smettila però, gentilmente. No. Finché non è diventata tutta di birce lo smetto. Guarda questa sta asimmetria oscena che mi rovina. Cos'hai contro il beta-carotene? No, non c'avevo contro il beta, c'avevo contro la simmetria. Là, ora è decisamente più bello. Quindi vi ho mostrato anche questo e vi volevo dire anche questo. Ho creato un'altra casupola. Un'altra casupola per i testifichi. Guarda che la smetti. La vuoi smettere subito? Perché qualcuno me l'ha consigliato nei commenti di farti uno scherzetto del genere, sai? Grazie. No, te l'ho rimessa a posto per sbaglio. Oh, meno male. Aspetta, rimedio subito. Là, ora va molto meglio. Oh, riesco a prenderti al volo almeno una volta. Oh, va bene, ora sono tranquilla. Comunque, guarda che mi basta che imparo anch'io la Towncraft e me la sistemo da solo. Poi ti faccio leale. Beh, ho un'idea. Dato che tu sei la mia industria, nessuno protegge le tue pecore. Lo sai che se tu fai una cosa del genere una volta buona. Nessuno che protegge le tue, soprattutto quelle rosa. Chi mai proteggerebbe una pecora rosa? Non c'è nessuno che la sta proteggendo. Allora, scegli tu. Scegli tu, la lancio o non lo lancio? Mi sembra il frollo quando guardo. Scegli tu, se ti fermi, se no lascio il tasto. Se mi colpisci partirà il colpo. Mi sembra il frollo quando dici. Ops. Mi sembra il frollo quando guarda Smeralda legata sul rogo, gli fa scegli o me o la morte, o me o le fiamme, o me o l'inferno. Non mi ricordo cosa gli dica esattamente, sì. Uguale. Più o meno. Perché le uova perché lanciano le uova alle galline? Lancio le uova. Le ho viste lanciate. Sì, lo so, anche io l'ho viste lanciate. Guarda che casino che fanno. Ok, allora tu mi risistemi quello e le tue care pecorelle vedranno la luce del sole domani. Altrimenti non è detto. Comunque, ora vai a sistemare. Capito? Vai a sistema. Non posso, finito la bacchetta. Due! Ok, posso finire tranquillo la puntata. Vieni qua, devi aiutarmi con la porta al ganso. Sì. Allora, ecco la nuova casupola che ho creato. Mentre tu non facevi nulla, assolutamente. Di divertimento. Qui no, via sto schifo. Lasciamelo. Allora, vai a sistemare, ti ho detto. No. Sistema. No. Allora, questa è la nuova casa. Ora ho messo questi due perché di base ci metterò il mago e quello viola che è l'incantatore. Tra l'altro, vi ricordate che questi tizi erano qui a saltellare?
la scorsa puntata erano tutti qua a saltellare e continuano a saltellare, cioè anche Shizuo e già Gingillo insieme, foto ricordo. Ciao! No, guarda, Shizuo! Shizuo! Ma no, c'è anche il... Che ci fai qua tu? No! Già Gingillo e Shizuo, vai, una foto ricordo. È epico sto momento. Oh, guarda me, me! Bravo! Shizuo! 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 Niente, basta, non importa. Comunque, ci ho provato per un secondo. Shizuo dove lo devo mettere? Shizuo è qui anche lui, aspetta. Ora arrivo, aspetta, aspetta che mi fai i danni. Vi devo solo dire che qua saltavano tutti qui. E guardate quello viola. Dov'è? No, Shizuo non lo devi toccare, lascialo lì. Quello viola dove è andato? Cioè è uscito da un recinto per entrare in un altro. Ma come ci ha fatto a uscire da lì ed entrare là? Non lo so. È sparito, vabbè. Quindi questa è la nuova casa, volevo mettere quindi il viola e il mago, l'ho messo in questo modo, spero che vi piaccia. Aprimi la porta. Che vi piaccia come idea, come lo fa, sembra quasi cielo questo blocco, vero, della Red Power, c'è il cielo, no, è quello. Ma è in terra. È carino, bene, spero che vi piaccia come sistema, ho messo un po' di Xeecraft e ho messo qui sopra quelli dell'Ambra di... della Towncraft, sono i brick di quella che sembrano mezzi trasparenti, potete vedere, vedo un pochino sotto, purtroppo non esistevano gli scalini e quindi l'ho fatto con la Red Power e i microblocchi di copper, pensate un po' che follia, comunque questo è un altro discorso. Entriamo dentro e vediamo cosa ho fatto. L'hai messi giusti? Sì, l'hai messi giusti. Ok, allora, guardate, qui da un lato abbiamo un mago che abbiamo chiamato, che ho chiamato, giusto che non avevo molta inventiva, Gianni Potter. Gianni Potter, sì, mi ricorda qualcosa. Non avevo molta fantasia. Allora, e lui purtroppo, essendo il mago, ci sta, tiene per Kira viva la magia e poi ha messo qua le magie che vende. Vende, spostati, spostati, no, spostati non è una magia. Allora, vende. Spostati! No, non lo vedo, spostati! Non lo vedo, spostati, l'ho già detto. Vabbè, vai, mettiti nel pavimento e non rompi. Bravissimo, nel pavimento non sì, dai fastidio. Visto, gli piace stare in pavimento. Allora, Abracapocus, Ocus, Cadabra, Bibidi, Bobidi Bu e Bibide Mouse. Cosa vendi, Bibide Mouse? Ma che disastro. Vende patate marce? Ci sta. Allora, si prega di non disturbare, anche se non sembra, sto dormendo, ma vendo anche coi piedi. Non a Gian Gingillo, capiamo. E lui è Gian Dagoberto, che come vedi è nel pavimento anche lui. E poi questi blocchi, si vede che la Xeecraft ha qualche buona di blocchi. Per decorarla ci ho messo un po' di roba così che ho derubato e abbiamo messo qua. Tu hai aiutato pochissimo, come sempre. Ma comunque, certo, io sono persa nel bosco. Cioè, vedo un albero che tenere. Guarda che carino l'effetto dell'amber. Mi sono persa. Oh, meno male, una bella notizia. Allora, inoltre, anche se non so usare la redstone ancora, ma vi assicuro mi ci sto impegnando un pochino, ma prima o poi la capirò e farò delle cose che neanche io potevo credere che domani fossi in grado di non fare. Buongiorno. Buongiorno. E quindi ho messo questa cosa qua. Come sapete, questa è... Mi porti un dei lingotti di d'oro, per favore? Arrivo. Allora, poi smettila di fare che? Di rovinarmi la cosa. Guarda che non ti rivedi le tue cose domani. Io non sto facendo niente di strano. Ok, vuoi? Vuoi? Cosa? Vuoi? Ma non sto facendo niente. Risistema quello che hai appena fatto. Non so di cosa sto sistemando. Risistema quello che hai appena fatto. Ti ho visto. Anch'io. Ti ho visto. Ora vabbè, niente. Mi comunque. Hai ucciso una pecora. No, no. Mi basta, prendi no, sto coso. No. No, devo pensare a ripopolare l'ambiente. Ce l'hai lì. Prendimi un gold ingot. No. Oh. Devo ripopolare. Sì, ma me la risistemi. No. Ti avevo detto che se non facevi più niente, tu hai continuato imperversando un sacco di succo d'arancia sulla mia tastiera del criceto. Del criceto. E tre volte! No, vabbè, ormai sono pro. Ma hai rotto, ora ti ho fatto potenziata se continui. Però sono troppo bravo. Guarda, quasi quasi, diciamo che se voglio fare... facciamo un giochino. Tu ti muovi su uno sfondo in 2D e io ti colpisco con questo. Deve essere un bel giochino. Poi mi dai il peluche di Gian Gingillo alla fine. Vabbè. Te è stato dato il peluche di Gian Gingillo. Allora. Cosa rompi? Ovviamente, come si immaginavi, nella vita di tutti i giorni è anche peggio, potete anche immaginare. Sì, per forza, con te vicino come si deve essere. Prendiamo dei lingotti d'oro, perché va bene l'oro, va bene lo zinco, va bene il platino, e forse ancora uno che ora non mi ricordo. Comunque, prendiamoci i nostri bei 8 lingottini
E facciamo quello che vi voglio mostrare. Avevo già mostrato un minimo il funzionamento della Mint laggiù, però ne ho fatta un'altra perché mi piaceva da provare anche. Ho fatto anche una sistema proprio brutti, cioè minimo, che però l'ho un pochino inventato io, no? In realtà non l'ho mai visto, cioè non ho mai guardato se qualcun altro l'ha fatto, se qualcuno l'ha fatto, bravo, io questo me lo sono inventato. Allora, date un'occhiata. Metto questo e non funziona assolutamente nulla, chiaramente. Se voglio posso cliccare e non succede niente. Riclicco e a quel punto funziona e mi ha fatto una singola moneta che è qua giù, che non so perché debba sempre sparare lontani. Ditemi se c'è un modo per tenerli più vicini, che quello invece non ci sono arrivato. Allora, guardate, se faccio così devo farlo uno alla volta ed è quello che ho fatto l'altra volta, poco comodo. Ma guardate cosa succede. Cliccando questa leva invece, attivo il timer che c'è giù di sotto e guardate un po'. Ta-da! Ecco lì che funziona. Ovviamente posso settare la velocità. Ovviamente con questo volendo posso disattivarlo e a quel punto il timer funziona, ma questo sta fermo. Chiaramente non voglio che il timer funzioni sempre e allora disattivo il timer piuttosto che disattivare questo. Quindi come potete vedere faccio così e ecco fatto. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ogni, lì vedete, i lingotti di d'oro vi daranno 9 monete l'uno apparentemente. Bellezza. Posso mettere di più di uno? No, uno solo alla volta. Come si fa a mettere tanti alla volta? Di Forse cosa? con sistema. Non so se funzioni con i tubi o altro, non l'ho mai provato. Ok, comunque già per me questo per ora è già È già un tanto. risultato. Poi magari un giorno riuscirò a fare di meglio. Perché le devi lanciare a caso? Almeno sempre nella stessa direzione li lanciassi. Non ha senso! Vabbè, comunque. Quindi, e questo è quanto. Io spero che intanto queste modifiche vi siano piaciute, intanto questo che ho fatto. Giusto per provare, dato che ho fatto queste monete, proviamo a Anche lanciare usarle. un po'? Mi sembra che Gian Dagoberto accettasse un po' di monete per della glowstone, e quindi proviamo a cominciare. Queste che abbiamo messo qui, cercheremo di portarceli al massimo. E avere tutti i commerci possibili, giusto per vedere se sono comodi. Se poi proprio ci troviamo con dei testifiche che proprio loro sono incapaci e ci danno delle cose orribili, allora li sostituiremo con qualcun Ma come altro. sostituiamo? Dove li andiamo a prendere? Se tanto a noi rinascono a caso, vabbè. Quello sì. Comunque, vi ringrazio. Guarda, lo stack non mi ricordo come si fa. Comunque si fa anche lì con le monete. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa puntata. Fatevi sapere allora se vi va bene, se posso usare la Railgun. E No! oltre a fateci sapere diverse di queste cose. E abbiamo ancora altre cose interessanti da fare. L'industria verrà risistemata Non prima del penso. tempo. Oppure la sfida non sarà mai fatta perché il computer mio sarà inaccessibile, quindi l'OPAC pure, e gli Eternal Love diventeranno Eterna L, perché io sarò eternamente me stesso. Grazie a tutti e no. Guarda che fai una bella zoomata sulla tua industria, che è una cosa meravigliosa. Quasi, quasi. Non posso beccarti sempre, sempre monotono. Fa Guarda, schifo! Fa schifo! Grazie a tutti, siete con perché noi. mi dai fuoco come hai fatto con te stesso una volta quando eri a livello 50, che hai dato fuoco alla tua industria e ti sei dato fuoco per non vedere la birce? Ci penserò, ci Guarda penserò. che bella, guarda che bella l'industria! Grazie a tutti, vi lasciamo con fan art dedicata alla nostra prossima sfida. E grazie a tutti, alla prossima con. Apri la pozza, come fai a salutare? Saluta! No, Non saluti. saluto dalla finestra. Ciao!